Finalmente, veramente non è normale che un terremoto del 2009 debba aspettare il 2020 per vedere ricostruita una scuola. È un tema che abbiamo mille volte sollevato al Parlamento e al Governo, lo abbiamo rifatto anche oggi con la presenza del Vice Ministro, perché queste regole e queste norme devono cambiare e bisogna mettere in condizione le amministrazioni del territorio di poter dare risposte in tempi utili. Qua ci sono generazioni di studenti che non hanno conosciuto una scuola vera e questo territorio da questo punto di vista deve essere risarcito. È quello che ho detto al Vice Ministro, sono soddisfatto del fatto che abbia raccolto la mia richiesta e preso l'impegno che entro la fine della legislatura tutte le scuole abruzzesi saranno o ricostruite o ristrutturate e messe a norma, in particolare per la sicurezza antisismica, per l'efficientamento energetico e ora anche con le norme di distanziamento che permettono di poter andare a scuola anche in presenza di una pandemia come quella del Covid. Lavoreremo duramente per raggiungere questo obiettivo e intanto oggi festeggiamo l'apertura di questa scuola. Sono molte scuole che devono essere riaperte, che devono essere consegnate ai bambini e alle bambine che le aspettano e quindi oggi essere qui significa certo festeggiare questa bella notizia della scuola, la prima scuola ricostruita che finalmente apre, ma anche prendersi un impegno per tutto quello che va ancora fatto. Ma le criticità strutturali si sommano a quelle dell'emergenza, lo sappiamo, questo è un anno particolare. Chiaramente oggi noi abbiamo tematizzato la scuola come argomento del paese, non solo degli addetti ai lavori, e tutti sanno che c'è una questione sul personale che va risolta, ma va risolta in modo strutturale, va risolta dando continuità didattica, va risolta dando stabilità, va risolta trovando un metodo di formazione iniziale e reclutamento che risponda alle esigenze della qualità del nostro sistema di istruzione. E anche noi abbiamo vissuto il dramma del terremoto più volte sulla nostra pelle, quindi condividiamo il dolore di vedersi portare via qualcosa che fa parte della propria vita, a volte sono i propri cari ed è dolorosissimo, ma anche quando sono le scuole, i luoghi di ritrovo, questo fa male. Quindi naturalmente essere qui oggi significa per me molto, significa testimoniare che si sta finalmente ripartendo dopo tanto tempo, ma significa anche assumermi un impegno nei confronti di tutti coloro che stanno ancora aspettando risposte in giro per l'Italia, in particolare in questa regione che è stata particolarmente ferita dal terremoto. Guardi, io credo che più che guardare ai modelli noi dobbiamo guardare in modo molto pragmatico ai problemi e alle soluzioni che possiamo mettere in campo. Nel decreto scuola noi abbiamo individuato poteri speciali, commissariali ai sindaci, ai presidenti di provincia che sono proprietari degli edifici. Credo che quel modello in questo caso sì abbia funzionato, perché in questo momento è quello che ci serve, quindi noi dobbiamo adottare uno schema che non è ideologico, è uno schema pragmatico.